Pace e bene a tutti gli uomini di mala volontà. Pregate, frates, per questo nostro paese, pieno di ministri latricedes, rapinatores, tritolos. Amen. Fratelli, vi ho riuniti qui perché, come sapete, oggi è la terza domenica di Pentecoste. Vi racconterò una parabola dal Vangelo secondo il governo. Pagina in bianco, capitolo chiuso. A quel tempo l'Italia attraversava un periodo molto critico. In tutta la penisola era un susseguirsi di rapine, sequestri di persona, sperpero di miliardi dello Stato e nuove tasse. Il popolo italiano, popolo di pecoroni, subiva e soffriva. Ma più di tutti soffriva Giovanni Leone nel vedere i suoi figli costretti alla fame. In conseguenza di ciò radunò il Parlamento e disse: «Sia fatto un governo capace di porre fine a tutte queste ingiustizie. Non più rapine, non più sequestri di persona, non più sperpero di miliardi, non più tasse per la povera gente». E il governo fu fatto. E come Dio diede il comando a Mosè, così Leone lo diede a Zaccagnini. Con l'avvento di quest'uomo, l'Italia cambiò completamente volto. Le tasse aumentarono, gli ultimi miliardi i ministri se li papparono, le rapine, i sequestri di persona e gli attentati dinamitardi si moltiplicarono. Così gli italiani, che prima morivano soltanto di fame, ora muoiono anche di FIFA. Per quest'uomo, che ha saputo fare una tantum per il nostro paese, preghiamo. Zaccagnini, che se al potere raccomandato fu il nome tuo, venga il tuo governo, sia fatta la tua volontà al Senato e al Parlamento. Dacci oggi qualche rapina, rimetti a noi i debiti dello Stato e noi, come tanti fessi, li paghiamo ai tuoi debitori. Aumentaci le tasse, ma liberici da Fanfani, e così sia. Governanti, governanti, siamo stufi tutti quanti per le tasse e per gli aumenti. Noi non possiamo più tirare avanti. Zaccagninis, oratucuntus, oratucuntus, Zaccagninis. Governo senza cuore, che ci subissi con troppe tasse, abbi pietà di noi. Governo senza controllo, responsabile del caro vita, abbi pietà di noi. Governo senza coscienza, che ci costringe alla penitenza, abbi pietà di noi. Popolo italianos, mettete l'animo in pace. Questo governo miracolos non da facis. Signore misericordioso, perdona i ministri che rubano, perché sanno quello che fanno. La messa è finita. Rubate in pace. Rendiamo grazie al governo.
di vita. Sposta sta rasta di la malvarosa, te sta finestra stritta e sciabrusa, affaccia sta testuzza e fuccherosa, chiudusi bella e chiusi capricciosa. Ballavi insieme ad Arantella.
lontani tia Calabria tu me cori. Mi sento un pesce fora di lumari, mi sento come un prato senza ciuri, come una barca a mari senza rimi. Oh mamma terra, lontani tia, sento che moro in nostalgia. Oh mamma terra, lontani tia, non avevo scopo sta vita mia. Dimma per chi ho terra da mento mondo, sapendo chi non ti puoi mantenere, da cresce a stento e quando si muranti, all'estero un damanti per soffrire. Oh mamma terra, lontani via, sento che moro in nostalgia. Oh mamma terra, lontani via, non avevo scopo sta vita mia. Ma dici torna figlio, ma non posso, ma affronto lo viaggio, non ci faccio. Travaglio notte e giorno nella fossa, lo figlio tuoi restaro un pugno rossa. Oh mamma terra, lontani tia, sento che moro in nostalgia. Oh mamma terra, lontani tia, non avevo scopo sta vita mia. Ma se non torno più, tu non ci angiri, una cosa mi ricordo te restavo, in certa stanza onde mi crescia, c'è stio me cori chi mai ti rassavo. Oh mamma terra, lontani via, sento che moro in nostalgia. Oh mamma terra, lontani via, non avevo scopo sta vita mia. Oh mamma terra, lontani via, sento che moro. L'imputato Enzo La Face venga avanti. Buongiorno, vostro onore. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Perché ha giurato senza alzare la mano destra? Che sogno fissa. Chi tempo che corrono e sanno la mano destra, non ci vuole niente ma mi attaccano. Se c'è qualcuno che possa farla arrestare, sono io. E questa volta lo farò volentieri, se non fornirà prove più che sufficienti della sua incolpevolezza. È la terza volta che viene denunziato per lo stesso reato. Adesso basta. Se non la smette di molestare le signore e le signorine, la spedisco al confine. Ma io non molesto a nudo, eccellenza. Pensando che avete un passaggio, quando una firma è buona, non ci stai. Mi piace, mi faccio l'assaggio. Però questa volta la signora non ci stava, tant'è vero che gridava. Lo dice anche il marito nella sua denunzia, che li ha colti in flagrante. Un marito della signora è un bugiardo, non eravamo in flagranti, eravamo ancora in mutanti. In flagrante vuol dire che li ha sorpresi sul fatto. Apposta fui denunziato, non perché la signora non ci stava. Come vitto marito, mi ci dimostra che è una santa, spalanca una bucca tanta e comincia a gridare che voglio violentare. Un purpettone in buccao e mi denunziavo. Ma ora, signor Presidente, vi conto un fatto del principio, se no come ho solo, tu non capisci niente. State a sentire, signor Presidente, che giù che dica è tutta verità.
cambiato assai. I film ne sono troppo provocanti, per conquistare un uomo sono capaci, ma vanno in giro solo chi mutanti. Tutta corpetta signora, vostro onore ad aggredire, a mocciori il marito, mi faceva anche niri. Quando poi venni scoperta, mi si libera di guai, mi denunzia polizia, chi fia io che violentai. Vostro onore, a storia cominciau e primi luglio. Io facevo bagnino in uno stabilimento balneare, quando una mattina vitti scendere sta signora di scali. Aiva un pari gambe, signora della corte, che faceva rustigliare pure i morti. E due respingente così ben fatti, che due giorni che ci vitti, cominciamo a piaciolati. Se invece nau e mi domandavo, scusi, lei il bagnino? Sì, desidera qualcosa? Sono la moglie del signor Bembè. Mio marito ha prenotato una cabina, saprebbe dirmi che numero è? Una signora buona come lei merita i massimi rispetti e le abbiamo dato la numero 27. Ma ringraziavo e si allontanavo. Dopo 5 minuti, avete uscire la cabina, con becchine tanto trasparenti che si arriva tutto contenente. Gli avevo 20 anni che faccio bagnino e costumo in viti tutti i maneri, ma che due fu becchini che mi chiamavano pure i pantaloncini. E mentre lavorava, che fantasia si avvicinava un mia e mi dissi, senta, siccome non so notare, avrei bisogno di qualche lezione per imparare, può darmela lei? Ma poteva rifiutare vostro onore? E ne mi sembra all'opera. Ci rissimo semento servagenti e si rifiutavo tutta sorridenti. Quando mi distendo nell'acqua, mi tenga con le mani di sotto. Appena ci mise la prima mano di sotto, cominciavo a scaduglia tutta. E io, signor Presidente, non capisci più niente. Più la toccava e più la pressione mi aumentava. Poi quando ci mise la seconda, proprio a un solo, non piglia mai, mi pigliava uno svenimento e mi andacalai. Meno male che la signora cominciò a gridare e mi potto non salvare. Sono io, che avevo 20 anni che sogno bagnino diplomato, ma io vanno negato. È tempo d'oggi fare lo bagnino, è troppo duro, signor Presidente. Vedete, maratati e signorini, culi becchini tutti trasparenti, cascusa, mancimento, l'ombrelloni. Mi chiamano a muccione lo marito, ma fanno poi trasire in ta cabina, e quando ne esce fora su svanito. Si succedono sti cosi, o signori della corte, perché ava assai mariti che su tante becca morti, su convinti che mugieri vanno a spiaggia per saluti, quando poi finisce a stati da assai che su cornuti. Dopo che mi salvaro in un sicuro annegamento, vinno meu, cominciai a ragionare, mi vitti in tra cabina la signora che mi faceva respirazione artificiale. E in to stesso tempo, signor Presidente, mi faceva un sacco di complimenti. Che bel fusto che sei, sei un bel ragazzo, e mi lisciavo a braccio. Con un lisciamento e dubbi che ne trasparenti, i chiedo che succede io non mi ricordo niente. Saccio solo, morisse mio cognato, che quando ne c'era la barracchetta, camminava tutto sciambato. Chiedo io una signora, ci piace la sonata. Così ogni mattina mi pigliava la mano e mi portava in la cabina. E che cosa facevano chiusi dentro la cabina? Niente, io cavo dottore all'ammalata. Ah, scusate, signor Presidente, ho facito uscire con tolo un solo, ora guardo film e non capisce niente. Secondo voi, che io a fare con un pezzo di film neghisti con un costume trasparente come un velo? Ma me le giù Vangelo? Allora, secondo la sua deposizione, non c'è stata violenza. Ma quale violenza? Come ci faceva la prima lisciatina, si ingattava come una iardina. Non è vero, l'imputato mente. Io sono una donna onesta e non ho da nascondere niente. E infatti, se vede che non nasconde niente, cammina con tutto così fuori. La signora è troppo libertina, vostro onore. E voi che non siete un fesso, vi andate accorgisto che vi mostrai i cosci durante tutto il processo. Forse vi voleva corrompere. Le belle gambe di una signora, lo sappia, non riescono ad influenzare il mio giudizio. Io sono un magistrato onesto e applico la legge severamente. E forse siete l'unico che non ci interessano, perché lavo così belli, e anche lisci, che quando si faceva il bagno si raccoglievano un sacco di pesci. Morisse l'amico mio, che quando mi stava annegando, mamma Sarba si stava a fondo e bitte una frotta di cefoli che ci giravano tondo. Va bene, continui. E io finia. Ora che sapete tutto il fatto, decidete, o libero o domicilio coatto. Per consiglio mio è meglio mi assolvete, se no la gente che assiste a sto processo può pensare che i film ne sentiti. Signora,
mi dispiace per lei e per suo marito, ma dopo la dichiarazione dell'imputato non me la sento di condannarlo. Perciò assolvo il signor Enzo Laface e se qualcuno ha un bel paio di corna se le goda in santa pace. Tanto sono contro il malocchio. La seduta è sciolta. Arrivederci alla prossima volta. Do mondo andava assai femmine storti, ma l'ignoranza doni batta a tutti. Me va a toccare a mia sta mala sorte, ma taglio per condanna fino a morti. Merici storta mi asce incumbardato, che sia un cretino tu è risaputo. Quanto era meglio se non fosse nato, se io passa tempi tutto vicinato. Quando a tua mamma non ci cercai a tua mano, se veri l'occhio non veriva buono, se non inda correggiva una regata, che se io brutta tu in ascoltata. Se sogno brutta e sogno una regata, di fronte a te mi senta meglio fata, a gente che ti vira prima volta, ti guarda e poi ti faccio una risata. Serrire a genti e pido gambe storti, che sono fatti a forme galleria. Se veramente brutta aiuta morti, non eri cosa mi deviglia mia. In un paese sogno meglio sciuri, su corteggiata ancora ho posa viri. C'è un giovanotto che quando mi viri, di me bellezza e di me modo sveni. Di forza che sveni il tuo poveretto, te vita tia e se sbarrao tutto. Senza detto, non stava insieme a te nemmeno morto. Alevaci ci figlio tanto mamma, da notte quando pare tu riattia, ci disse tu appena che ti vitti, facisco un figlio che nasca pensia. Ora ti divertimmo tutta gente, faccia tu rindindaramo tanti, non ti volimo bene veramente, siamo una coppia bella e divertenti. Nostra stupenda Calabria, tu sei reggio la degna regina, hai di fronte la conca d'oro con la cara sorella Messina. Sei un giardino d'arance e limoni, un'aiuola dai mille profumi, col tuo mare il superbo aspromonte, dal mondo attira e incanti la gente. Reggio sei bella tu, con il mare e la montagna, la gente vede te e ad occhi aperti sogna, all'alba sotto il sole, col tuo tramonto d'oro, del mondo reggio mia, tu sei il più grande tesoro. Quando arriva il forestiero, sulle labbra gli spunta il sorriso e si chiede con cuore sincero, sono a Reggio o in paradiso. Se una cita si fa sul tuo mare, con l'aliscafo, la nave e traghetto, la sua vista rimane incantata per lo scenario che offre lo stretto.
Reggio sei bella tu, col mare e la montagna, la gente vede e ad occhi aperti sogna, all'alba sotto il sole, col tuo tramonto d'oro del mondo Reggio mia, tu sei il più grande tesoro. Hai il lungomare più bello del mondo, un'incantevole fata morgana, il turista li ammira e va in estasi e non pensa alla terra lontana. Del buon Dio sei il capolavoro, ti creò di ridente natura e di fronte alle tue bellezze si dimentica ogni sventura. Reggio sei bella tu, col mare e la montagna, la gente beve te e ad occhi aperti sogna, all'alba sotto il sole, col tuo tramonto d'oro del mondo Reggio mia, tu sei il più grande tesoro. Sotto il sole, col tuo tramonto d'oro, del mondo Reggio mia, tu sei il più grande tesoro, del mondo Reggio mia, tu sei il più grande tesoro. Thank you.
padre. Padre, che c'è figliuolo? Mi voglio confessare. Dopo aver fatto una grande esperienza della vita, sono convinto di essere un peccatore. Su questa miserabile terra siamo tutti peccatori. Allora dimmi, cosa hai fatto di tanto grave? Mi vergogno a dirlo, padre, ma mi faccio coraggio. Perché lei si possa fare subito un'idea, sappia che da quando sono nato non ho mai rubato, non ho mai ammazzato qualcuno, non ho fatto del male a nessuno. Figliuolo, figliuolo, come hai potuto macchiarti di così orrendi delitti? Dio, che è misericordioso con tutti, ti perdonerà certamente, ma la legge no. E tu sai che per la legge italiana oggi essere onesti è un grave reato. Allora, padre, mi arresteranno. Sicuro che ti arresteranno. Non è concepibile che in un paese democratico come l'Italia, fondato sulla delinquenza, possa circolare liberamente una persona onesta come te. Ma la colpa non è mia, padre, è dei miei genitori, che hanno voluto mettermi sulla retta via, quella giusta, secondo loro. Cosa dovevo fare? Abbandonare subito quella casa maledetta, per seguire la strada e il buon esempio di coloro che vivono sopra di noi, i nostri intelligentissimi e rispettabilissimi ministri. Potrebbero farne a meno, ma per il bene della nazione rubano. Rubano dalla mattina alla sera. È vero, padre, hanno portato l'Italia sul lastrico. Sono veramente dei bravi disonesti. Al contrario di te. Ma ora dimmi, durante la tua vita puritana, non hai sentito qualche volta il bisogno, il desiderio di fare del male? Non so, derubare qualcuno, attentare alla sua vita? Sì, padre, una volta sola. Meno male, questo è un buon segno. E quando? Durante il comizio di un onorevole, il quale diceva che grazie al suo governo l'Italia è uno dei paesi più ricchi e che tante nazioni vengono a chiederci dei prestiti. Nell'ascoltare quelle spudorate menzogne ho sentito fortissimo il desiderio di ammazzarlo. E perché non l'hai fatto, benedetto figliuolo? Non solo avresti messo a tacere la tua coscienza, ma nello stesso tempo avresti potuto salvare l'Italia. Non l'ho fatto, padre, perché sono un vigliacco. Ma adesso ho deciso di cambiare vita. Però lei mi dia dei buoni consigli. È dovere di ogni sacerdote indicare agli uomini di mala volontà la via del bene. Perciò seguimi. Appena fuori di qui, incomincia col fare qualche furto, qualche scippo. Poi continua con le rapine a mano armata, i sequestri di persona e qualche attentato dinamitardo. Ma per quest'ultimo ci vuole il tritolo. Ne hai tu a casa? A casa no, padre. Però, come lei sa, oggi è difficile trovare la pasta, lo zucchero, ma il tritolo si trova dappertutto. Va bene. Se no, 2 o 3 candelotti per fare un'opera di bene potrei darteli io. Ed ora vai e ricordati, figliuolo, che in Italia le vie della delinquenza sono infinite.